La mia sala, consacrata a Raffaello e Michelangelo, nella quale viene esplicitato al più alto grado il momento della cultura fiorentina del primo decennio del Cinquecento, che è la premessa più alta per gli svolgimenti di tutta l'arte di quel secolo a Firenze e non solo. La Madonna del Cardellino, che vedete alle mie spalle, è uno degli apici più alti dell'arte di Raffaello in quei 4 anni e poco più che aveva trascorso a Firenze. La composizione è soltanto apparentemente molto semplice. Come si vede, siamo di fronte a una Madonna in primissimo piano che si staglia su en plein air, su uno sfondo di paesaggio quieto e silente, dove si intravede sul fondo una città che vagamente può ricordare per quella cupola sul fondo Firenze, e che accudisce amorosamente 2 bambini che la distraggono soltanto per un attimo dalla lettura del testo sacro che ha tra le mani. Accarezza affettuosamente il San Giovannino, che porge un piccolo cardellino a Gesù, bambino che glielo accarezza. L'uccellino che viene tenuto dai 2 bambini lega in fondo quella che è la loro vita da infanti, ma soprattutto prelude a quella che è la loro vita da adulti. E dunque il cardellino, con la sua testa macchiata di rosso, rappresenta effettivamente il sangue versato sulla croce. Raffaello coniuga l'armonia gentile dei paesaggi di Perugino con gli stimoli più recenti raccolti a Firenze. L'andamento cuspidato del gruppo di 3 figure e il dialogo di sguardi che intrecciano dipende strettamente dalle idee di Leonardo, in particolare dal celeberrimo cartone con la Sant'Anna, la Vergine e il Bambino approntato per una pala destinata alla Santissima Annunziata, mentre il particolare tenerissimo di Gesù stretto tra le ginocchia materne deriva dalla Madonna di Bruges scolpita un anno prima circa da Michelangelo. Sono fonti che Raffaello seppe però rileggere in modo del tutto originale, entro una visione che è solo sua, è quella della grazia del sentimento che lega insieme le figure e che si traduce in naturalezza di gesti spontanei che sembrano accadere qui sotto i nostri occhi. E Vasari racconta che quando la collina che stava dietro il palazzo dei Nasi smottò, rovinando su quell'abitazione e trascinando con sé gran parte dei suoi arredi, compreso il dipinto, il proprietario di casa si fosse preoccupato più della sorte di quel quadro meraviglioso, che era uno dei cimeli più importanti di famiglia, che del resto. La Madonna del Cardellino rappresenta anche un po' quello spirito degli italiani, della ricostruzione, del cercare di recuperare dentro le macerie le testimonianze più vive della propria umanità e della propria storia, di rimetterle insieme, esattamente come il proprietario ordinò di rimettere insieme i molti pezzi in cui erano stati trovati tra le rovine della sua casa il quadro di Raffaello. Ed è questo in fondo anche l'augurio che da questo dipinto viene a tutti quanti noi, e lo stimolo, l'impulso, quello di ricostruire, una volta che sarà passata l'emergenza, la nostra vita quotidiana.